È stata sempre considerata un laboratorio, una fucina, un'officina politica. La città delle acque che stamani non ha risposto come ci si aspettava alla visita dell'onorevole Andrea Cozzolino in giro per la Campania a tentare di motivare una partecipazione attiva dell'elettorato, stanco e deluso di tanti giochi di potere, spesso anche delegittimato del proprio consenso. Il teatro Supercinema stamani era semideserto alla convention dell'ex super assessore della giunta Bassolino. Uguale risposta era stata riservata precedentemente all'altro candidato del centro-sinistra, Vincenzo De Luca. Diversi consiglieri presenti con qualche assessore e il sindaco seduto in fondo alla sala certificano uno stato di scoramento delle forze in campo. Tale unione è tenuta insieme solo dai giovani rappresentanti di associazioni seduti sul palco e qualche consigliere di riferimento. Onorevole Cozzolino, lei ha parlato di rapporti, rapporti in Europa, rapporti sul territorio, ma la popolazione, i cittadini sono un po' stanchi, anche visto gli ultimi avvenimenti nazionali, come più del patto del Nazareno si poteva parlare del pacco del Nazareno. Insomma, intanto a livello nazionale abbiamo eletto uno straordinario Presidente della Repubblica che è fonte di una legittimazione straordinaria per un paese come il nostro, che è guardato con fiducia dai nostri cittadini, quindi direi che è stato un passo molto importante, averlo fatto bene e subito. Poi certo ci sono state le polemiche, le discussioni sulle riforme. Io mi auguro. Sono certo che né Berlusconi né componenti della sinistra, che adesso hanno mutuato il patto del Nazareno con il patto di Montecitorio, diciamo così, facciano, diciamo, quello che l'Italia non ha bisogno in questo momento. L'Italia ha bisogno, anche in rapporto all'Europa, anche di fronte alla comunità internazionale, di mettere mano a un programma di riforme istituzionali e costituzionali, perché abbiamo bisogno di una democrazia più moderna, più europea, più efficiente e al tempo stesso provare a agganciare l'Italia a questa timida ripresa che c'è in Europa, provare a uscire da questa lunga stagione di crisi che ha provocato tanti danni dal punto di vista dell'occupazione, dal punto di vista della ricchezza del nostro paese, che ci ha reso più deboli le nostre famiglie, le nostre imprese. Quindi per me questo è fondamentale e ovviamente una grande regione come la nostra deve dare il contributo in queste due fondamentali sfide, ridando prestigio e forza alla regione, all'istituto regionale e al tempo stesso mettere mano a programmi di lavoro e di investimenti pubblici e privati in grado di agganciare questa ripresa, in grado di farsi trainare da questa ripresa. Noi dobbiamo dare questa possibilità ai 6 milioni di cittadini della Campania. In sintesi, proprio questo, che cosa manca poi strutturalmente alla Campania per essere agganciato poi al Nord Italia e quindi al resto dell'Europa? Ma dobbiamo fare uno sforzo collettivo. In questi anni la regione è totalmente mancata. È mancata il presidio, la forza di una istituzione pubblica in grado di suscitare la ripresa di investimenti ingenti da Bruxelles, da Roma, dalla Campania, pubblici, capaci di mobilitare, far leva su una ripresa di investimenti privati, dare fiducia a tante nostre imprese e creare un circuito virtuoso, non un circuito vizioso, ma virtuoso, in cui gli investimenti pubblici e gli investimenti privati camminano verso lo stesso obiettivo, cioè riprendere la crescita, sviluppo, occupazione. Questa è la sfida vera che sta davanti a noi. Se dovesse toccare a me, se convincerò, come credo stiamo facendo in queste ore, in questi giorni, la stragrande maggioranza del popolo del centro-sinistra, e poi domani, quando voteremo il 17 maggio, la stragrande maggioranza dei cittadini della Campania, questa è la principale sfida che sta davanti a tutti quanti noi. Fare in modo che la Campania esce da questa lunga stagione di povertà, di assenza di lavoro, di crescita e possa riprendere un cammino. Avremo bisogno dello sforzo collettivo, di tante energie, ma questo è l'obiettivo che vogliamo generare.